Ok, allora possiamo cominciare perché siamo già in ritardo di quasi 20 minuti rispetto al microfono. Possiamo cominciare perché siamo già in ritardo di quasi 20 minuti sulla tabella di marcia. Il programma della mattina prevede l'introduzione che farò io. Per quelli che sono in sala, la relazione introduttiva è a disposizione, potete prenderne copia in modo che siete anche facilitati a seguirla e quindi questo mi permette anche se necessario di fare dei tagli per stare nei tempi. E comunque per quelli che sono a casa ovviamente dirò l'essenziale e poi sarà disponibile sul sito. E dopo il mio intervento ci sarà l'intervento del professor Guzzo, che avrebbe dovuto essere con noi, ma per un problema legato alla salute del padre che è stato ricoverato, interverrà da remoto. Avremo quindi lo spazio della discussione, diciamo, sulla relazione della mattina con la chiusura del lavoro della mattina entro mezzogiorno e 15. Perché poi avremo la celebrazione eucaristica e all'una e un quarto finiamo i lavori della mattina. In seguito faremo le altre comunicazioni. Allora, teniamo questa 24esima assemblea di Nazionali di Unissimo Chiesa, la prima dopo la scomparsa di Vittorio Bellavita, che per oltre 15 anni è stato coordinatore nazionale, non alla Cascina Contina, impossibilitata quest'anno ad ospitarci a causa delle conseguenze dei danni subiti da un incendio, in seguito a un incendio, ma presso le Acli Milanesi, che ci hanno accolto subito con grandissima disponibilità. E di questo le ringraziamo davvero. Anche perché questa mattina sono arrivate qui presto a predisporre tutti i collegamenti. La teniamo in un momento storico segnato sul piano ecclesiale dal complesso processo sinodale della Chiesa italiana e della Chiesa universale e su quello sociopolitico dalla ricomparsa della guerra come elemento stabile, almeno indirettamente, nella nostra vita quotidiana. Questo binomio sinodalità della Chiesa e presenza permanente della guerra chiama in causa, a mio parere, le ragioni che sono alla base del nostro movimento fin dall'appello dal popolo di Dio e ne conferma l'attualità, pur in un contesto ben diverso da quello di 27 anni fa. E naturalmente per noi coscienti della limitatezza delle nostre forze. Mi pare perciò utile non tanto proporvi una storia di Noi Siamo Chiesa, che peraltro Vittorio aveva cominciato a scrivere, dovremmo certamente portare a termine. Alcuni elementi si possono comunque ritrovare nella relazione per il nostro ventennale, che trovate sul sito e che consiglio caldamente di rileggere. Ma ripercorrere sommariamente le nostre vicende per individuare alcuni snodi di fondo del nostro cammino, così da rafforzare una memoria condivisa non dei singoli fatti, ma dei caratteri e delle scelte che hanno orientato un lavoro quasi trentennale. Questa è la fondamentale motivazione di questa relazione, aiutarci a ricostruire una memoria condivisa delle scelte che hanno orientato il lavoro di questi 30 anni. Questo perché ovviamente molti, forse la maggioranza di coloro che oggi aderiscono a Noi Siamo Chiesa, non erano presenti alla sua nascita. Questi tratti che sono venuti formando l'identità, come diceva Vittorio, il DNA di Noi Siamo Chiesa, credo si possano ricondurre a cinque: il suo essere un movimento internazionale, il suo agire tenendo conto della congiuntura ecclesiale, il suo concepire la riforma della Chiesa non sconnessa dall'impegno per un mondo più giusto e sostenibile, il suo costante impegno a fare rete con altre sigle e la sua scelta di operare per la riforma della Chiesa cattolica. Cercherò di precisare questi cinque aspetti, no?
Vabbè, voi sapete, no? Noi siamo Chiesa, Movimento Riformatore Internazionale, nasce nel 1995, quando alcuni cattolici e cattoline cattoliche, di fronte alle rivelazioni sugli atti di pedofilia compiuti dal Cardinal Gröhr, arcivescovo di Vienna, lanciano un appello al popolo di Dio, che in un mese raccoglie oltre mezzo milione di firme, quasi la metà dei cattolici praticanti austriaci. In calce a cinque richieste, il superamento della divisione tra clero e laicato, la partecipazione delle chiese locali alla nomina dei vescovi, la piena equiparazione dei diritti delle donne e il loro accesso ai ministeri diaconale e presbiterale, la libera scelta del presbitero tra forma di vita celibataria e non celibataria, la valutazione positiva della sessualità e una più esplicita enfasi su pace, giustizia e salvaguardia del creato. Un messaggio gioioso e non minaccioso, con disponibilità maggiore alla riconciliazione con divorziati risposati e preti sposati. Da lì si innesca un meccanismo di appelli che, in parte identici, ma in parte diversi, si sviluppa un po' in tutto il mondo, soprattutto in Europa, ma in diversi paesi del mondo, e porterà alla fine del 1996 alla costituzione del Movimento Internazionale Siamo Chiesa, e che nell'ottobre del 97, in occasione del 35esimo anniversario dell'apertura del Vaticano II, realizza un incontro del popolo di Dio a cui partecipano oltre 500 persone provenienti da 16 paesi del mondo, e consegna in Vaticano 2,5 milioni di firme. Quindi qui c'è il primo aspetto fondamentale di Noi Siamo Chiesa, il suo carattere internazionale. Cioè l'intuizione che si è avuta in quel momento è stata che mentre stavano diffondendosi ed erano in fase ascendente i movimenti a livello internazionale, si sono messi insieme, si è creata una rete unita ma nella diversità. È importante questo aspetto. Quando pensiamo al movimento internazionale Noi Siamo Chiesa, non dobbiamo pensare ad una cosa uguale, esattamente uguale dappertutto. Vi faccio alcuni esempi. Non esiste un unico appello internazionale, ma esistono appelli per ciascun paese, ovviamente non completamente diversi, ma con sfumature diverse, sfumature che riflettono diverse sensibilità. Esempio, nei paesi latini c'è un accento molto più forte sugli aspetti sociali, mentre invece nei paesi germanofoni normalmente si privilegia l'attenzione alle questioni intraecclesiali. Poi ci sono diversità perché, per esempio, ci sono paesi in cui c'è un solo gruppo aderente a Noi Siamo Chiesa, come nel caso dell'Italia, e paesi in cui ce n'è più di uno. Ci sono nomi diversi, no? In Italia Noi Siamo Chiesa, in Francia Nous Sommes l'Église, in Spagna Corriente Somos Iglesia, in alcuni altri paesi sono gruppi che non hanno il nome Noi Siamo Chiesa nella propria sigla. Ci sono paesi dove c'è un movimento che è un movimento relativamente di massa, in Germania, in Austria, e altri invece che sono solo poche decine di aderenti. Ci sono forme anche diverse di attivismo. Per esempio, in Italia noi abbiamo sempre lavorato molto producendo documenti. In altri paesi amano molto di più fare cose un po' più, che potremmo definire azioni dirette, no? So, andare in piazza San Pietro a mettere uno striscione con scritto ordinazione per le donne, no? Cose di questo genere. Anche le dinamiche nei singoli paesi sono diverse. Per esempio, ci sono paesi dove Noi Siamo Chiesa ha un'identità e una presenza attiva molto forte, molto connotata. In altri, invece, fin dall'inizio, le sezioni nazionali di Noi Siamo Chiesa hanno lavorato all'interno di reti. È il caso della Francia, del Belgio, della Spagna. Per esempio, in Spagna praticamente non esiste un'attività della Corriente Somos Iglesia, ma una delle tre coordinatrici della rete, che si chiama Redes Cristianas,
che riunisce riviste, gruppi di base, comunità, è quella che da sempre è la portavoce di noi siamo Chiesa, di noi siamo Iglesia. Ci sono stati paesi dove noi siamo Chiesa è nata subito, e paesi in cui è nata dopo, paesi in cui è nata e poi è scomparsa, anzi dall'inizio è nata e poi è scomparsa abbastanza presto. Paesi in cui è nata in un secondo momento ed è scomparsa, paesi in cui è nata, è scomparsa ed è ricomparsa. Quindi una situazione molto fluida, molto diversificata. Tutto questo ha portato non soltanto a dei risultati, a questa diversità che è sicuramente una ricchezza, ma anche a momenti di tensione. Noi abbiamo avuto, soprattutto all'inizio di questo millennio, una fase in cui la situazione a livello internazionale era praticamente paralizzata per, come dire, conflitti soprattutto tra i gruppi dell'Austria e gruppi olandesi o di altri paesi, no? Quindi, comunque, nonostante questo, noi siamo Chiesa, è un movimento internazionale oggi presente in 22 paesi, e questo non è poco se ci pensate a 30 anni dalla nascita di un movimento che si è sempre autofinanziato ed è basato sul volontariato. In Germania c'è una persona part-time, no? Che lavora per noi siamo Chiesa, ma questo è un caso assolutamente eccezionale. Questa dimensione internazionale è stata molto importante anche per noi siamo Chiesa Italia. Perché? Intanto perché noi siamo stati molto caratterizzati in ambito internazionale, come in base a un'idea che poi riprenderò di un'idea ampia della riforma della Chiesa, non limitata agli aspetti strettamente intraecclesiali. In secondo luogo perché noi siamo stati un gruppo piccolo ma molto propositivo. Alcune importanti iniziative fatte dal movimento internazionale sono partite dall'Italia, per esempio la presenza dei forum sociali europei o il Council 50, la grande assemblea che è stata fatta a Roma nel 2015 con un centinaio di rappresentanti di movimenti internazionali di tutte le parti del mondo. Poi questo aggancio internazionale ha dato a noi una proiezione, un respiro che nessun gruppo affine ai nostri ha in Italia. Quindi questa dimensione è una dimensione importante, anche se spesso nella nostra attività quotidiana si vede poco. Un secondo elemento fondamentale, l'operare in un contesto ecclesiale mutevole, cioè noi siamo sempre stati attenti a cercare di capire come si configurasse il contesto ecclesiale e in parte non solo ecclesiale, e sulla base di un'analisi di congiuntura definire le strategie di lavoro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, per esempio, che voi sapete, noi siamo nati nel 96 in un momento in cui il progetto, diciamo così, di neocristianità Wojtyla Ratzingeriano era nella sua fase di massimo splendore. Noi siamo nati con una realtà controcorrente. Siamo nati con una realtà controcorrente e di fatto fino alla ascesa al soglio pontificio di Francesco, noi abbiamo svolto un ruolo di, potremmo dire, mera, ma potrebbe essere qualcosa di non così modesto, testimonianza. Noi abbiamo tenuto sollevata la fiaccola delle riforme della Chiesa in un contesto in cui questo non lo faceva quasi nessuno, in Italia praticamente nessuno. Ma senza pensare che noi avevamo la possibilità in tempi brevi di ottenere queste riforme. Lo sapevamo che non era così. Quindi abbiamo lavorato avendo questo punto di vista, questa lettura del contesto. Per esempio, c'è stato un momento quando è stato eletto Benedetto XVI e soprattutto quando Ratzinger ha incontrato Hans Küng, che i nostri amici tedeschi hanno avuto come dire, una speranza che le cose potessero prendere un'accelerazione, no? Noi non l'abbiamo mai creduto sotto il pontificato di Benedetto XVI, questo. La nostra lettura è sempre stata una lettura diversa, no?
Questo anche perché la nostra esperienza italiana per almeno i primi 10 anni è stata un'esperienza di totale ostracismo da parte dell'istituzione ecclesiastica. Ricordo sempre 3 esempi, visto che siamo a Milano, no? Quando l'ex ausiliare di Milano, divenuto vescovo di Verona, è vescovo a Verona nel momento in cui c'è l'appello Noi Siamo Chiesa, e manda un'indicazione a tutti i consigli pastorali, a tutte le parrocchie, di non permettere la predisposizione di banchetti per la raccolta delle firme e di non discutere i temi dell'appello all'interno dei consigli pastorali. Veniamo a Milano, quando noi invitiamo Jacques Gaillot, vescovo di Évreux, che viene, diciamo, dimesso, ma che resta vescovo a tutti gli effetti, e diventa vescovo di Partenia, no? Lo invitiamo a Milano, non riusciamo a trovare una chiesa in cui poter celebrare una messa, perché l'arcidiocesi di Milano non ci mette a disposizione nessuna chiesa per celebrare una messa, per cui dobbiamo farla nella nostra prima sede, che era in via Festa del Perdono. Quando poi nel 2001 organizziamo per la prima volta in uno spazio ecclesiale, ci viene concesso dopo 5 anni, grazie alla disponibilità del padre Hermes Ronchi e della Corsione dei Servi, un convegno sui divorziati e risposati, il vescovo francese di Autun, vescovo emerito, accetta, che aveva scritto su questo tema, accetta il nostro invito a partecipare, interviene direttamente il cardinal Martini cercando di dissuaderlo a venire, cosa che il vescovo non accetterà e verrà, parteciperà. Quindi noi abbiamo vissuto per, diciamo, almeno 10 anni questa situazione, che poi si rifletteva nel fatto che, per esempio, eravamo assolutamente ignorati dalla stampa cattolica, con qualche eccezione, appunto, naturalmente ad ISPA e Tempi di Fraternità, con cui abbiamo collaborato sempre, ma nel totale ostracismo di tutti gli altri. E anche le richieste di dialogo nei confronti della CEI, ripetutamente fatte, sono state ignorate fino a quando Vittorio, nel 2007, viene ricevuto per un incontro che si rivelerà un incontro sostanzialmente formale dal cardinal Bagnasco. Fino alla possibilità avuta quest'anno, per cui una delegazione di Noi Siamo Chiesa è stata ricevuta dal cardinal Zuppi. La situazione cambia, vi dicevo, l'attenzione a guardare, a leggere il contesto ecclesiale, la situazione cambia con l'ascesa al soglio pontificio di Francesco. Non perché, come qualcuno ha detto, un po', secondo me, in maniera un po' divertente, dall'opposizione siamo passati al governo, non è così, ma perché sì, effettivamente il clima, la cappa di, diciamo così, di chiusura si allenta, c'è una maggiore libertà di parola e questo comporta che noi possiamo, diciamo, parlare liberamente, possiamo, diciamo, non, diciamo, si crea una situazione per cui soprattutto i temi che noi solleviamo entrano nel dibattito ecclesiale a tutti gli effetti. Non era stato così, soprattutto in Italia negli anni precedenti. Se voi guardate lo sviluppo della teologia morale in Italia, sui temi controversi, cioè i temi che noi ponevamo nell'appello, è assolutamente rimasta ferma per circa 30 anni. Tant'è vero che la Quiriniana, per fare un esempio molto spicciolo, no? Nel momento in cui c'è la prima sessione del Sinodo sulla Famiglia nel 2015, non che ovviamente per una casa editrice era un momento per pubblicare delle pubblicazioni, no? Sui temi del sinodo, no? L'unica cosa che fa è rilanciare un libro
che era no, Nuove vie dell'etica sessuale di Ambrogio Valsecchi, teologo moralista lombardo, che risaliva al 1972 e che per quel libro Valsecchi era stato di fatto a sua volta ostracizzato, poi era diventato psicoterapeuta, si era sposato e morto molto giovane. Quindi vivevamo in un contesto in cui anche la ricerca teologica era, soprattutto in Italia, ferma sostanzialmente su questi temi, no? Ora, l'arrivo di Francesco permette che questi temi tornano al centro del dibattito ecclesiale, tant'è vero che sono stati al centro anche del recente sinodo, della recente sessione del sinodo sulla sinodalità. Non si tratta comunque per noi di iscriversi al partito di Bergoglio con un atteggiamento che in fondo ripropone la centralità del Papa, sia pur questa volta un Papa più aperto degli ultimi due predecessori, ma di leggere correttamente la congiuntura in cui siamo chiamati a operare, mantenendo sempre la nostra libertà di giudizio e soprattutto sottraendosi alla pretesa, al gioco che va molto di moda di interpretare, di leggere nella testa del Papa, no? Ecco, questo è uno sforzo cui, a mio parere, non dobbiamo assolutamente sottrarci. Quello che è importante è cercare di interpretare il momento ecclesiale alla luce delle tendenze di lungo periodo che vi operano, dei diversi soggetti che vi interagiscono e dei differenti progetti che si incontrano e si scontrano. Per fare un esempio, quando diciamo, si è creato questo nuovo clima ecclesiale con l'arrivo di Francesco, sarebbe stato diciamo, plausibile attendersi che coloro che avevano speso molte energie per resistere alla normalizzazione, diciamo, dell'epoca ruiniana, qui riferisco soprattutto all'Italia, ma non solo all'Italia, si sarebbero attivati per sfruttare questo nuovo momento e riportare, diciamo, rilanciare le ragioni diciamo, delle riforme, no? Beh, questo non è avvenuto per tutti. Per una fetta importante di questi settori, l'arrivo diciamo, il nuovo clima ecclesiale ha voluto dire sostanzialmente una delega al Papa, dicendo sostanzialmente, va bene, adesso finalmente possiamo respirare, non dobbiamo più fare semplicemente resistenza come abbiamo fatto in questi anni, perché tanto ci pensa Francesco. Ovviamente non è stata la scelta di noi, siamo Chiesa e anche di altri, ma un settore ecclesiale ha avuto questo atteggiamento, no? Questo fenomeno si innesta su una più ampia dinamica che mostra le differenze tra l'epoca del Vaticano II e l'attuale. Se infatti allora le riforme conciliari giunsero sull'onda di una poderosa spinta dal basso, maturata sia nella Chiesa col movimento biblico, il movimento ecumenico, il movimento liturgico, sia fuori di essa, cioè con un movimento progressivo legato all'espansione della democrazia politica nel mondo, nel secondo dopoguerra, e alla decolonizzazione soprattutto, oggi il percorso avviato da Francesco appare più mosso dall'alto, in una fase di ripresa dei movimenti tradizionalisti nella Chiesa e nel quadro di un rilancio della verticalizzazione delle società e del pensiero reazionario nazionalista. Noi dobbiamo tenere conto anche, secondo me, di questo quadro. Su questo, per esempio, insiste spesso Marco Politi nelle sue analisi, secondo me, correttamente. Un terzo elemento che dicevo che avevo anticipato, una riforma della Chiesa legata all'impegno per un mondo più giusto e sostenibile. Questo per me è stato un terzo aspetto qualificante, che è emerso fin dal principio, perché nell'appello italiano, ai 5 punti dell'appello, diciamo così, partito dall'Austria e in Germania, ne è stato aggiunto un sesto, che riguardava esattamente il richiamo alla Chiesa ad un impegno anche ecumenico per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. Ricordava Vittorio nel 2006, secondo me in maniera molto puntuale, non è questo il nostro impegno principale, questo della
lavorare per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. Ma abbiamo la necessità di testimoniare questo rapporto tra cambiare la società e cambiare la Chiesa, anche in relazione alle altre sezioni del movimento internazionale. E anche perché una proposta di riforma della Chiesa oggi, per essere credibile, non può essere scissa in chi la propone da una collocazione chiara e militante sui grandi problemi dell'umanità di oggi. Cioè l'idea, la convinzione di fondo è che la riforma della Chiesa, che dovrebbe dare spazio al pluralismo, alla partecipazione consapevole, alla comunione, deve andare di pari passo con la trasformazione della società in senso più libero, giusto e democratico. Anzi, l'una è condizione dell'altra e viceversa. Un'opzione per i poveri esige una Chiesa più fraterna, più comunitaria, più solidale, più ministeriale, più inclusiva. Ma allo stesso tempo, solo una Chiesa che operi davvero per la liberazione degli oppressi, solo in una Chiesa così ciascuno e ciascuna può essere soggetti parimenti libero e responsabile, la diversità dei carismi può manifestarsi pienamente e le scelte possono essere compiute in modo davvero condiviso. Questo è il terzo passaggio fondamentale. E questo ha fatto sì che noi non ci siamo occupati soltanto dei cinque temi dell'appello, no? Ma ci siamo occupati di diritti umani nella Chiesa e di abusi del clero sui minori, dell'otto per mille dei capitolani militari, dell'ospitalità eucaristica e del testamento biologico, dello status nelle Chiese nella Costituzione europea e della Carta ecumenica. Ci siamo occupati del rapporto tra Benedetto XVI e Bush e del rapporto tra Ruini e Berlusconi. Ci siamo occupati della legge 194 della trasparenza finanziaria delle diocesi, ci siamo occupati dello Ius Soli e della nomina di Giovanni XXIII a patrono dell'esercito italiano, ci siamo occupati delle leggi sull'immigrazione, dell'ora di religione cattolica, eccetera, eccetera. Cioè, l'idea è quella di una visione ampia della riforma della Chiesa. Un quarto elemento. Il fatto che noi abbiamo sempre operato per fare rete. Non abbiamo quasi mai lavorato da soli, abbiamo sempre avuto chiaro che dovevamo unire altre realtà e unirci con altre realtà. Questo è stato fin dall'inizio avvenuto così. Infatti, le scelte che abbiamo fatto all'inizio di approfondire i temi dell'appello, su cui noi abbiamo messo enfasi fin dall'inizio più che sulla raccolta delle firme, sono state fatte, cioè di che cosa ci occupiamo, cioè che cosa approfondiamo, sono state fatte anche in base della possibilità di, attraverso questo, in questo modo, di contattare altri soggetti che c'erano vicini. Così, per esempio, non a caso il primo convegno che abbiamo fatto e il primo libro che abbiamo editato, Il posto dell'altro, è stato sul tema delle persone omosessuali nelle chiese cristiane, perché quello ci ha permesso di metterci in relazione con i gruppi LGBT italiani. E questo nel 25 anni fa non era di tutti, no? Questo stile è continuato, anche perché vivevamo appunto l'ostracismo di cui vi dicevo prima. L'ostracismo che peraltro non è stato totale, no? Vale la pena di ricordare qui che noi abbiamo sempre avuto una relazione molto fraterna o sororale con Pax Christi e anche nel mondo, diciamo, dell'istituzione abbiamo avuto relazioni fraterne con figure come i teologi Giannino Piana e Carlo Morari e i vescovi Luigi Bettazzi e Giuseppe Casale, tra l'altro tutte persone che sono mancate molto recentemente, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 e il 2023. Questa situazione, questo diciamo impegno per costruire rete è stata una costante. Noi abbiamo costruito reti a livello locale, per esempio il coordinamento 9 marzo,
a livello milanese. Milano è sempre stato un po' il gruppo più forte di Noi Siamo Chiesa. L'abbiamo fatto a livello nazionale. All'inizio addirittura noi abbiamo, prima del convegno di Ecclesiale di Verona, cioè nel 2005, abbiamo fatto un primo tentativo, insieme allora a Don Albino Bizzotto e Beati Costruttori di Pace, di costruire una rete di realtà conciliari, che non si è costituita, che è un tentativo che è fallito. Ma poi è riuscito quello di costruire Chiesa di Tutti e Chiesa dei Poveri, e più recentemente noi abbiamo partecipato con un ruolo significativo alla costruzione, per esempio, di questa rete sinodale che riunisce una trentina di realtà di tutto di italiane, la rete Italy Church 2, eccetera, eccetera. E poi partecipiamo ad altre reti come la rete Pace e Disarmo, Costituente della Terra, eccetera, no? Tutto questo, e questo anche a livello internazionale, perché noi non partecipiamo soltanto ovviamente alla rete di We Are Church International, ma anche a un'altra rete europea che si chiama European Network Church on the Move, che riunisce gruppi soprattutto dell'Europa occidentale, che diciamo così, lavorano più sul versante, potremmo dire, politico-sociale, che su quello strettamente ecclesiale, e che ha un rappresentante nel Consiglio d'Europa. Tenete conto che nel Consiglio d'Europa gli unici due soggetti cattolici presenti sono la COMESE, cioè la conferenza delle, delle la, la, il Consiglio delle Conferenze, no, la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, e l'European Network Church on the Move. Questo, per esempio, ci ha permesso di intervenire su molte questioni legate ai temi della laicità, eccetera, eccetera. E anche alla rete, l'International Network Internazionale, nato dai preti disobbedienti austriaci qualche anno fa. Qui hanno partecipato variamente Basilio, Carmine Miccoli, eccetera. Questo lavoro si è tradotto, questo sforzo di lavorare con altri, si è tradotto anche nella coproduzione di libri insieme ad altri: Coordinamento 9 Marzo, il libro sull'ospitalità eucaristica, Vocazio, il libro sui preti sposati. Si è tradotta anche nella proposta a membri di altre associazioni di entrare nel coordinamento nazionale di Noi Siamo Chiesa. Ricordo oggi, per esempio, visto che è scomparso di recente, che per un periodo ha fatto parte del coordinamento nazionale di Noi Siamo Chiesa, Lorenzo Maestri, Don Lorenzo Maestri, che di Luino, prete sposato di Vocazio e anche animatore di una comunità di base del nord milanese, no? Che è scomparso all'inizio di quest'anno, credo nel mese di marzo, adesso non ricordo, ma anche di altre realtà, il gruppo Promozione Donna, il gruppo degli LGBT, eccetera. E abbiamo, nelle nostre possibilità, anche cercato di sostenere questi altri gruppi, sia quelli che nascevano. Per esempio, abbiamo immediatamente invitato ad una nostra assemblea nazionale il neonato allora gruppo di Donne per la Chiesa, praticamente dopo pochi giorni che si era costituito. Poi abbiamo cercato anche, stiamo cercando di sostenere un gruppo in difficoltà come appunto Vocazio. Questa assenza di settarismo, questo spirito di servizio, che costituiscono un quarto elemento fondamentale tipico di Noi Siamo Chiesa, hanno permesso a una realtà piccola, perché noi siamo sempre stati una realtà piccola, numericamente molto modesta, di non solo rappresentare un'area molto più vasta di opinione ecclesiale, ma anche di, come dire, guadagnarsi una credibilità sia a livello nazionale, che ci ha permesso di essere, in alcuni casi, avere un ruolo di collante con altre organizzazioni, nonostante rappresentassimo sulla carta una posizione estrema, sia di avere un ruolo a livello internazionale, dentro la Church internazionale, citavo prima, ma anche, per esempio, nei forum mondiali di teologia e liberazione.
e soprattutto nei rapporti con la teologia della liberazione latinoamericana. Un quinto elemento è appunto il fatto che noi siamo Chiesa, si è sempre qualificato come un movimento per la riforma della Chiesa cattolica. Cosa vuol dire questo? Che uno dice, vabbè, ovvio, è il primo aspetto, no? Vuol dire che noi non abbiamo mai accettato l'idea che la Chiesa cattolica fosse irriformabile se non in tempi millenari, cosa che invece molte persone che hanno fatto un pezzo di strada con noi, a un certo punto hanno detto: ma non serve, non cambiano le cose, per cui facciamo altro. E hanno fatto cose lodevolissime. Noi abbiamo sempre ritenuto che, certo, i tempi erano lunghi, ma che fosse necessario svolgere questo ruolo. E secondariamente, non abbiamo mai fatto la scelta di diventare qualcosa di diverso da un'associazione per la riforma della Chiesa cattolica. Cioè, non abbiamo mai pensato di diventare o un'organizzazione parallela o una comunità o, diciamo così, dire, vabbè, ma noi facciamo la nostra strada. E poi della Chiesa cattolica, dell'istituzione cattolica non ci interessa più niente. No, non abbiamo fatto questa scelta, no? Anche se a chi ha fatto questa scelta, penso per esempio a Roman Catholic Women Prize, no? Quell'organizzazione che a partire dalle 7 donne ordinate sul Danubio è oggi un'organizzazione che conta circa 300 donne prete e vescove in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Noi non abbiamo mai fatto quella scelta, per esempio, di fare ordinazioni illecite, diciamo illecite dal punto di vista del diritto canonico. Abbiamo fatto una scelta diversa, anche se guardavamo con interesse a questo tipo di esperienze, no? Cioè, la nostra idea è sempre stata quella, non solo, come dicono giustamente le comunità di base, noi non vogliamo un'altra chiesa, vogliamo una chiesa altra. Ma noi non ci siamo mai neppure accontentati di costruire delle isole felici all'interno della Chiesa, di avere delle belle comunità che fanno tutto quello che vorremmo, punto. No, non è stata questa la nostra scelta. E questo è stato il quinto elemento, secondo me, caratterizzante. Vittorio scriveva in occasione del nostro ventennale: siamo riusciti, borderline come siamo, a credere che la vita di fede, secondo l'Evangelo, richiede un'appartenenza a una vicenda collettiva, una corresponsabilità, faticosa spesso, ma fornita della libertà che nella Chiesa ci dà lo Spirito. Questo, tra l'altro, diventa significativo in un momento in cui la sinodalità diventa un elemento chiave della Chiesa, perché in fondo la sinodalità è la cosa più vicina a livello ecclesiale alla questione della democrazia nella Chiesa, di cui noi abbiamo, di cui il nostro appello era fin dall'inizio portatore. Una Chiesa, e qui riassumo così anche una riflessione rispetto al Sinodo, una Chiesa che per la prima volta nella sua bimillenaria storia è diffusa in ogni angolo del pianeta, ma al contempo è sempre più plurale al proprio interno per contesti socioculturali, opinioni teologiche e urgenze pastorali, il che apre una strada ad una sua effettiva, cioè strutturale, organizzazione come comunione di chiese unite nella diversità. Per chi si ricorda, il punto forse più significativo del dibattito ecclesiologico diciamo, dei 35 anni del pontificato di Wojtyla Ratzinger fu la discussione sulla rivista dei gesuiti americani America tra il cardinal Ratzinger e il vescovo, allora vescovo tedesco, oddio, adesso mi sfugge il nome, Casper, sulla precedenza della Chiesa universale o della Chiesa locale. E l'orientamento, diciamo, ufficiale era quello che fosse precedente la Chiesa universale, cosa che invece oggi, per esempio, questo sinodo ha messo fortemente in discussione. Ora, detto questo, vado a concludere. Noi abbiamo davanti, alla luce di questa storia e di una storia caratterizzata così, io credo che noi abbiamo davanti
Molto lavoro ancora da fare, anche se ne abbiamo fatto tanto, perché se voi pensate i numeri che noi siamo in Italia, abbiamo fatto tantissimo lavoro in questi 30 anni. Io credo che alla luce della piena attualità dell'appello, noi dobbiamo continuare a lavorare sulla stessa strada come abbiamo fatto in questi anni, alla luce di un concetto ampio di riforma, con lo sforzo di leggere sempre la congiuntura socio-ecclesiale e le sensibilità presenti dentro e fuori di noi, per individuare gli strumenti più efficaci a perseguire nel contesto a cui ci troviamo e ci troveremo di fronte i nostri obiettivi, anche attraverso la costruzione di alleanze, come abbiamo sempre fatto. Quindi noi dovremo, da una parte, continuare a lavorare sui temi esplicitamente citati nell'appello dal popolo di Dio, naturalmente a seconda della situazione, a seconda di quello su cui abbiamo lavorato di più e che forse non necessita di essere ripreso, approfondito molto, piuttosto che invece magari altri temi lo chiedono. E dovremo continuare a lavorare su quei temi che invece non sono stati esplicitamente nominati nell'appello, ma che alla luce dello spirito di quell'appello noi abbiamo ritenuto necessario, di cui abbiamo ritenuto necessario occuparci. E ce ne sono molti, no? Per i quali l'impegno dovrà derivare dalla maturazione della nostra sensibilità. Ci sono temi su cui abbiamo approfondito di più, altri che abbiamo approfondito di meno, no? Per esempio, una discussione che non abbiamo mai fatto in modo organico, ma che da più parti viene sollecitata, è quella sul tema della gestazione per altri, no? Per stare ad un tema bioetico, no? E naturalmente dovremo maturare delle sensibilità, delle competenze. E poi naturalmente legato anche alle urgenze dell'attualità e agli spazi di intervento che di volta in volta si aprono. Poi ci sono altre proposte di lavoro che come vanno dalla necessità di fare ripeto, una storia di Noi Siamo Chiesa, che da più parti viene richiesta. Poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale che viene spesso sollevato ultimamente, no? Per fare questo noi abbiamo tentato, soprattutto dopo il venir meno di Vittorio, che negli ultimi anni c'era già stato un avvio di decentramento delle competenze, ma la morte di Vittorio ha indubbiamente imposto un'accelerazione. Noi abbiamo fatto un seminario del coordinamento nazionale durante l'estate, abbiamo elaborato uno schema di organizzazione interno che potete prendere perché è sul tavolino, in cui abbiamo cercato di ripartire tra di noi le competenze, i ruoli. C'è spazio perché altri che vogliono si aggiungano e naturalmente sulla base della capacità che avremo dovremo portare avanti questo tipo di lavoro. Io direi che posso fermarmi qui. Sì, ho debordato un po' dei tempi, scusatemi. Credo però che nella nostra fase sia molto importante questo lavoro di ricostruzione di una memoria condivisa. Io adesso darei subito la parola al professor Mariano Guzzo. A lui abbiamo chiesto, sempre nell'ottica anche di far sì che le nostre assemblee parlassero anche ad extra, nonostante la necessità che noi abbiamo quest'anno di una particolare attenzione, diciamo così, a noi stessi, di dedicare una riflessione al tema del diritto canonico. Perché? Perché la relazione di sintesi della prima sessione del Sinodo dei Vescovi ha invitato e ha posto la questione dell'aggiornamento del diritto canonico, addirittura dei due codici, anche quello delle chiese orientali. Quindi noi abbiamo posto al professor Guzzo la domanda: che cosa già oggi, a livello di riforme, è possibile fare con il codice attuale e che cosa invece sarebbe più urgente modificare del codice di diritto canonico, in questo caso parlando soprattutto del codice di diritto canonico per la Chiesa Latina, per poter avanzare nelle riforme. Al professor Guzzo, a cui passo la parola, mando anche i saluti di Donata Orac, che
che anche lei canonista di Piacenza, che mi ha chiesto assolutamente di poter avere poi la relazione o comunque di poter ascoltare la relazione del professor Guzzo, dopodiché partiremo con la discussione. Devo fare qualcosa a livello tecnico, ci pensi tu? Sì, grazie. Mi sentite? Bene, grazie a Mauro Castagnaro, a tutte le amiche, a tutti gli amici di Noi Siamo Chiesa per l'invito a partecipare a questa, alla 24ª Più assemblea voce. nazionale. Ed è il tema che mi è stato affidato. Credo che sia un tema rilevante, un tema importante, perché come già ha anticipato Mauro Castagnaro, nella relazione di sintesi della prima sessione della 26ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, si fa ampiamente riferimento all'esigenza di modificare il diritto canonico, meglio all'esigenza di aggiornare i due codici, il codice di diritto canonico e il codice dei canoni delle chiese orientali, nonché di riflettere sulle implicazioni canonistiche della sinodalità. Ora, già questo aspetto a me sembra un punto di partenza rilevante. Un punto di partenza rilevante perché il diritto canonico è generalmente rappresentato e, devo dire, si autorappresenta anche in tal senso, come quasi come un freno o comunque come uno degli ambiti, diciamo, più resistenti alla riforma della Chiesa. E anche oggi nei lavori del sinodo attuale noi non abbiamo una commissione specifica per il diritto canonico, una commissione tra virgolette canonistica, ma comunque quindi rimane una sorpresa, diciamo meglio una piacevole sorpresa, vedere come nella relazione di sintesi nella relazione di sintesi del sinodo in realtà il diritto canonico venga presentato come l'occasione, diciamo, operativa per attuare una riforma e un rinnovamento all'interno della Chiesa Cattolica, offrendo anche, mi pare di poter dire, alcune precise indicazioni. E sembra risuonare in questo caso l'eco di Giovanni XXIII, quando nel 1959, nell'indire il Concilio Ecumenico e il Sinodo Romano, metteva all'ordine del giorno anche l'auspicato aggiornamento del codice, in questo caso del codice del 1917. Ecco, oggi il Sinodo mette all'ordine del giorno l'auspicato rinnovamento dei codici della legislazione universale della Chiesa. E quindi bisogna innanzitutto sottolineare che a 40 anni dal codice del 1983 finalmente si prende consapevolezza all'interno della Chiesa Cattolica che questi 40 anni non debbano essere l'occasione per celebrare l'attualità di un codice, come è stato anche recentemente ribadito dal segretario dei Cardinali di Stato in un convegno a Bologna. Ma devono essere invece il motivo per riflettere sulle difficoltà, sul freno che questo codice e questi codici ancora non rappresenta per il rinnovamento all'interno della Chiesa. Cioè, un codice, possiamo dire oggi, alcuni codici che richiamano più ad una inattualità che non ad una loro attualità da questo punto di vista, e possiamo anche in realtà sottolineare come questi codici siano ormai inattuali per quello che è il servizio
di comunicare il Vangelo che il diritto canonico deve comunque tenere presente. E forse credo che una riflessione più ad ampio raggio, che oggi non svilupperò in questa sede, però una riflessione più ad ampio raggio dovrà essere fatta in realtà anche sui presupposti della codificazione all'interno della Chiesa Cattolica, cioè sulla necessità effettivamente all'interno della Chiesa Cattolica di avere un codice, di avere dei codici, di dotarsi di strumenti codificatori e su quanti in realtà questa necessità, che appare come una necessità pienamente giuridica, non risponda a delle logiche anche qui occidentali. E se un decentramento oggi della Chiesa Cattolica ci chieda anche di riflettere sulla stessa impostazione codicistica del suo ordinamento. Ecco, sono tutti temi che noi dobbiamo tenere presente, soprattutto anche considerato che oggi buona parte della legislazione universale, di interventi normativi dei Romani Pontefici, in particolare anche di Francesco, si inseriscono ormai in provvedimenti che sono extra codice, quindi che noi poi non ritroviamo calati all'interno poi dei due codici, in particolare del codice del 1983. Ora, ciò detto, quindi dicevamo come la relazione di sintesi presenta una serie di proposte anche di revisione dei due codici. E queste proposte di revisione in realtà già ci offrono una prima mappa per orientarci, diciamo, su quelle che sono appunto le implicazioni canonistiche della sinodalità, con una precisazione però che mi sembra in questo caso d'obbligo, e cioè in un passaggio della relazione si parla, senza smentirla, della natura gerarchica della Chiesa, cioè si fa riferimento alla circostanza che diversi temono. Temono come un'idea di sinodo, quale organo di deliberazione a maggioranza privo di un carattere ecclesiale o spirituale, possa in realtà mettere a rischio la, cito testualmente, natura gerarchica della Chiesa. Ora, parto da qua perché dobbiamo cercare di essere anche in questo caso abbastanza chiari e sottolineare come una natura gerarchica della Chiesa o una pretesa natura gerarchica della Chiesa non possa in nessun modo essere in linea con una Chiesa che si presenta, vuole presentarsi come Chiesa sinodale. La Chiesa che ha natura sinodale non può altresì avere natura gerarchica. Questo in realtà il Concilio Vaticano II l'ha tematizzato, questo aspetto nel concepire anche la categoria di popolo di Dio. Però in questo caso vale la pena soffermarci su un aspetto e quindi vale la pena sottolineare come in realtà quando noi parliamo di natura gerarchica della Chiesa, quando noi parliamo di struttura gerarchica della Chiesa, senza ombra di dubbio, finiamo per assumere nella forma storica della Chiesa in questo tempo, in quest'ora, una Chiesa che appare storicamente strutturata come un modello feudale, un modello imperiale feudale, in cui appunto non esiste divisioni dei poteri, in cui appunto i vescovi appaiono più meri burocrati a servizio poi della Santa Sede o comunque del Romano Pontefice. E anche in questo caso ci deve far riflettere come uno dei principi che invece ci offre la relazione di sintesi è quello di superare di avere una chiesa meno burocratica e più relazionale. Una chiesa più relazionale significa una chiesa che sia consapevole della necessità di perdere o comunque della necessità di autocontenersi
convertirsi rispetto ad una forma storica feudale che ancora caratterizza e che non può essere coerente con lo stile sinodale che si vuole imprimere. E mi riferisco ad alcuni aspetti ben precisi quando, se noi parliamo delle riforme già possibili da attuare o dei mutamenti che devono intervenire all'interno dei codici, beh, in diversi canoni, ad esempio, non li cito testualmente, ma poi li potremmo anche richiamare, in diversi canoni si fa riferimento ai sudditi, i fedeli, le laiche e i laici anche all'interno del codice regrediscono alla loro funzione testualmente di sudditi. Quindi un primo mutamento, una prima riforma che non può però essere soltanto una scelta di carattere linguistico, perché in sé in realtà richiama l'espressione di un modello feudale di chiesa, deve certamente essere il superamento della categoria di suddito. Poi un altro aspetto che credo sia importante sottolineare in questa sede, ovviamente vado per flash perché il tempo dovrà essere certamente breve, però un altro aspetto che credo sia importante sottolineare è che noi in questo momento stiamo facendo riferimento ad un processo sinodale, le cui tappe sono state anche ben chiarite, ben definite da quello che il codice dell'83 stesso definisce come diritto peculiare del sinodo. Ma il processo sinodale in atto non è conosciuto dal codice di diritto canonico, perché il codice di diritto canonico conosce soltanto due istituti. Conosce un sinodo dei vescovi, che viene appunto rappresentato che viene appunto rappresentato come l'assemblea dei vescovi o di alcuni vescovi, e come un'assemblea di vescovi, è un sinodo diocesano. Il sinodo dei vescovi, per come definito dai canoni e per come definito dal codice di diritto canonico, il sinodo dei vescovi è un'assemblea di vescovi che aspira, lo ha detto anche Giovanni Paolo II, lo ha ripetuto Papa Francesco, aspira a rappresentare l'intero popolo di Dio. Ma in sé è un'assemblea di vescovi, ed è un'assemblea di vescovi rispetto alla quale altri membri poi, ma la maggioranza prevede il codice, devono comunque essere vescovi, altri membri vengono nominati dal Romano Pontefice in relazione a quello che appunto viene definito il diritto peculiare del sinodo. Però sia chiaro, se noi veramente vogliamo una trasformazione da una chiesa feudale, dicevo prima, ad una chiesa sinodale, bisogna avere anche il coraggio di operare un mutamento nella codificazione e quindi di passare effettivamente da un sinodo dei vescovi ad un sinodo del popolo di Dio. E probabilmente con diversi correttivi il modello del sinodo diocesano il sinodo diocesano forse può rappresentare anche un modello per un sinodo della Chiesa universale, un sinodo del popolo di Dio. Nella Costituzione Apostolica Episcopalis Communio del 2018 Papa Francesco poi riprende quanto già sottolineato nel suo documento programmatico, l'Evangelii Gaudium, cioè l'esigenza di una conversione del papato che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intesse dargli e alle sue necessità attuali dell'evangelizzazione, quindi ad una conversione del papato. Il Sinodo ha fatto riferimento anche ad un esercizio più collegiale del ministero papale. Però anche qui dobbiamo intenderci. Il canone 331 sottolinea come il Romano Pontefice abbia potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa.
potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa. Come una potestà suprema, piena, immediata, universale, posso in qualche modo conciliarsi con un esercizio più collegiale di questo ministero? Come può parlarsi di esercizio più collegiale senza cambiare il canone 331 e quindi senza lavorare innanzitutto su una riflessione teologica rispetto alla necessità per l'appunto di una conversione del papato, mettendo anche, facendo anche riferimento alla circostanza che anche nel codice di diritto canonico e nei codici dei canoni delle chiese orientali, quando si parla di divina istituzione, quando si parla di costituzione divina, quando si parla di diritto divino, ecco, queste sono tutte delle clausole, diciamo, che in realtà rappresentano, come è stato sottolineato anche in dottrina, dei veri e propri dispositivi di blocco, li ha definiti anche così il teologo Andrea Grillo, dei veri e propri dispositivi di blocco per il necessario rinnovamento della Chiesa. E quindi quando noi parliamo di diritto divino all'interno della Chiesa, dobbiamo chiederci quanto l'istituzione del papato, dobbiamo chiederci quanti ministeri, come noi oggi li conosciamo, siano di diritto divino, appunto come viene detto, non siano semplicemente il frutto, e in questo caso il papato è un esempio lampante, di una storia che è più umana che divina, di processi storici che sono stati anche processi di sopraffazione, processi di violazione della libertà di coscienza e di religione, di cui noi oggi non ne possiamo non tenere conto. E la questione, quindi, come vedete, investe i ministeri della Chiesa, investe il ministero episcopale. Un altro aspetto su cui la relazione finale si interroga è quello che è chiedersi se sia opportuno ordinare vescovi i prelati della Curia romana. Ora, il punto principale, però, mi sembra di poter dire che l'ordinazione dei vescovi, l'ordinazione dei vescovi, l'ordinazione a vescovi dei prelati della Curia romana non può essere valutata in termini di opportunità, come fa la relazione finale di sintesi, ma dovrebbe essere invece valutata in termini teologici, appunto canonistici. E quindi dobbiamo sottolineare come alla luce della sacramentalità dell'episcopato, che è stata formulata in maniera decisa con il Vaticano II, manca ad oggi una profonda riflessione sul ruolo e sul ministero dei vescovi, anche nel rapporto tra vescovo e chiesa particolare. Non è il canone, bisogna sottolineare ad esempio come il canone 376 attribuisce e faccia riferimento a vescovi titolari che sono definiti in forma residuale rispetto ai vescovi diocesani e ai quali viene attribuito il titolo di diocesi ormai estinte. I vescovi titolari oggi sono appunto quei vescovi che ricoprono incarichi curiali o vescovi ausiliari, eletti quest'ultimo in base a un titolo differente rispetto a quello della chiesa locale, del cui ordinario sono chiamati a supporto. Però tutto questo va da sé che il ministero episcopale e la funzione stessa dell'esercizio del ministero episcopale deve essere opportunamente ancora indagato sia su un piano teologico e sia su un piano canonistico. Pensiamo anche, non so, alla presenza di diocesi su base personale, la cui giurisdizione si cumula, ad esempio, con la giurisdizione dell'ordinario del luogo.
facciamo riferimento al caso dell'ordinario militare. Ecco, quanto la presenza appunto di un ministero episcopale così strutturato oggi corrisponda sul piano teologico ad una chiesa sinodale. Ebbene, nel lavoro del Concilio Vaticano II si era detto che l'episcopato non poteva essere un titolo meramente onorifico, e da qui, ovviamente, sto semplificando, poi viene fuori tutto il tema della sacramentalità dell'episcopato. Ma oggi quanto di questa sacramentalità è operativamente presente nella Chiesa cattolica? Nel momento in cui, ad esempio, un prelato di curia, vescovo, col titolo di arcivescovo, viene poi trasferito ad una diocesi che non è arcidiocesi e mantiene su base personale il titolo di arcivescovo. E anche questi sono aspetti che noi oggi dobbiamo tenere presenti e sui quali non si può ragionare semplicemente in termini di opportunità. Le idee che oggi abbiamo sull'episcopato e sul suo esercizio producono inevitabilmente degli effetti poi su una certa visione di chiesa locale. Secondo il codice di diritto canonico, la chiesa locale è la porzione del popolo di Dio in cui è veramente presente operante la Chiesa di Cristo, una santa cattolica apostolica, canone 369. Il principio teologico codificato in punta di diritto in questo caso è evidente, però nei fatti le diocesi ad oggi ci appaiono e sono, e anche alla luce del modello diocesano che viene fuori dai codici, più circoscrizioni amministrative della Chiesa universale. Quindi, quando nella relazione di sintesi si parla del necessario decentramento ecclesiologico, il decentramento ecclesiologico non può significare il mantenimento di un sistema che guarda la diocesi come casa succursale rispetto ad una casa madre. È il modello della riforma gregoriana, ovviamente, questo, no? Il modello che viene fuori poi anche dalla riforma gregoriana. Ma è un modello che certamente deve essere superato. E quindi i vescovi non possono più continuare ad essere considerati una sorta di funzionari, di burocrati, di meri esecutori della volontà di Roma. Questo ci porta anche a dire un'altra cosa, perché è interessante sottolineare come nella relazione finale del sinodo si faccia riferimento alla cultura del rendiconto. In qualche modo si dice che bisogna definire strutture e processi di verifica regolare dell'operato del vescovo, anche sul piano economico. Cioè bisogna canonisticamente definire alcuni organi di controllo di quello che fa il vescovo, a livello di chiesa locale, quindi. Il problema, però, è che più che di rendiconto, bisognerebbe parlare di una cultura della responsabilità. Ed è anche la relazione di sintesi, attenzione, che fa poi riferimento ad una chiesa sinodale che promuova la corresponsabilità, la corresponsabilità. Problema. Ma dal punto di vista del codice di diritto canonico, esiste la corresponsabilità? C'è spazio dal punto di vista del codice di diritto canonico oggi per una corresponsabilità? O la corresponsabilità rimane solo come una bella parola, un principio messo lì da qualche parte, che poi non trova operativamente scelte significative a livello della codificazione canonica? Ora, io ho partecipato. E anche qualcuno dei presenti, credo che qualcuno dei presenti abbia partecipato pure, 2 anni fa ad un interessante esercizio sinodale promosso dal coordinamento delle associazioni teologiche italiane, il CATI, sul tema della riforma nella Chiesa. Dopo alcuni lavori che abbiamo svolto nei gruppi, ci siamo riuniti a Roma e nell'Assemblea di Roma
hanno preso la parola anche alcuni vescovi. Mi ha colpito e mi hanno profondamente colpito le parole del vescovo Castellucci. Perché il vescovo Castellucci, quando appunto si rifletteva sul senso del ministero episcopale e dell'esercizio del ministero episcopale all'interno della Chiesa, in maniera molto pragmatica, sottolineava come il vescovo su di sé abbia delle responsabilità e dei compiti che nella società civile, tra virgolette, sono demandate su più persone, cioè su più figure, su più funzioni. Perché il vescovo Castellucci diceva che lui nella sua diocesi ovviamente si sentiva un po' sindaco e un po' prefetto, si sentiva un po' giudice e un po' pubblico ministero e poi un po' questore e via dicendo. In realtà, questa esperienza che sottolineava il vescovo e che metteva in evidenza come alla fine nella complessità del mondo odierno si traduceva in una anche in un senso e in un peso di responsabilità umanamente forte per una sola persona, non faceva altro che tradurre in termini pratici il canone 391 del codice, che definisce come al vescovo spetti, come al vescovo diocesano, spetti governare una chiesa con potestà legislativa, giudiziaria ed esecutiva. Ecco, quel modello di chiesa succursale rispetto ad una chiesa madre, di chiesa feudale rispetto ad un modello imperiale dei poteri, si traduce poi all'interno della chiesa locale con il vescovo che in sé ha quei tre cosiddetti poteri che nelle nostre democrazie appunto sono divisi. Ha questi tre cosiddetti poteri e che non gli permettono poi di in realtà di intervenire anche con efficacia su determinati aspetti. La questione degli abusi, tutto ciò lo dimostra chiaramente e anche la relazione di sintesi finalmente lo denuncia, questo aspetto. Perché nella relazione di sintesi si sottolinea come per quanto riguarda la gestione degli abusi, i vescovi si sono trovati da un lato ad essere padre, dall'altro lato ad essere giudici. E quindi si chiede di strutturare, comunque di riflettere e di valutare un'ulteriore istanza a cui possa essere demandato, si cito testualmente, il compito giudiziale. Ora, tutto questo quindi ci porta da un lato alla necessità di riflettere da un punto di vista teologico e canonistico su una riforma, innanzitutto sulla conversione del papato e poi sulla riforma dell'esercizio del ministero episcopale. Dall'altro lato però dobbiamo anche capire che quella corresponsabilità di cui noi parliamo non è conosciuta dal codice di diritto canonico e non è conosciuta perché, nonostante oggi con la riforma della Curia Romana di Papa Francesco, qualunque fedele può presiedere un dicastero, un organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di questi ultimi, e quindi appunto la potestà di governo di qualunque fedele, quindi anche del fede laico, mi viene da dire, sto citando testualmente la Predicata Evangelium, però poi questo principio giuridico si scontra con il canone 129 del codice, che abilita la potestà di governo soltanto coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, quindi soltanto attualmente soltanto uomini, soltanto maschi, mentre i laici, cito testualmente il canone, nella medesima potestà possono soltanto cooperare. Quindi uno dei mutamenti più urgenti da fare è proprio rispetto al canone 129,
è proprio riflettere teologicamente, quindi operare in termini canonistici, guardando più all'ortoprassi, alla pratica, alle esigenze che anche Papa Francesco sta mettendo sul campo, che non alle riflessioni teologiche sedimentate nei secoli, guardare alla necessità di scorporare la potestà d'ordine dalla potestà di giurisdizione, innanzitutto. Perché in questo momento mi sembra di poter dire che alla luce dei codici non c'è spazio per una corresponsabilità, ma soltanto per una cooperazione alla responsabilità di governo che rimane comunque direttamente affidata a chi è insignito dell'ordine sacro. Un altro ambito di riscoperta della corresponsabilità poi nella Chiesa locale è la reazione finale. La reazione di sintesi del sinodo ritrova innanzitutto nella necessaria modifica dei canoni 473 e 511. Il primo riguarda il Consiglio episcopale, il secondo riguarda il Consiglio pastorale diocesano e quindi poi anche le strutture parrocchiali. Perché sottolineo questo? Perché sia il canone 473 afferma: quando lo ritiene opportuno, il vescovo può costituire un consiglio episcopale. Quando lo ritiene opportuno. 511. In ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca il consiglio pastorale. Solo se lo suggerisce la situazione pastorale. In ultima analisi, gli organi di partecipazione, i cosiddetti organi di partecipazione ecclesiale all'interno delle chiese locali, l'istituzione di questi organi è giuridicamente demandata comunque alla valutazione del vescovo e non è ancora resa obbligatoria come oggi auspica la relazione finale di sintesi. E guardate, qui mi piace ricordare. L'arcivescovo, probabilmente qualcuno di voi lo ha conosciuto, lo conosce, l'arcivescovo di Catanzaro, Antonio Cantisani, che ha guidato la diocesi di Catanzaro, quindi poi di Catanzaro Squillace, dall'81 al 2003, che nell'81 è arrivato a Catanzaro quando iniziavano ad uscire fuori gli schemi preparatori che poi avrebbero portato al codice dell'83, in diversi discorsi e fedeli in alcuni suoi scritti, sottolineava come i due incisi che rendevano, rimettevano alla scelta del vescovo la possibilità di istituire o meno il consiglio pastorale, il consiglio episcopale, il consiglio diocesano pastorale, a lui non convincevano, cioè sottolineava come questi dovevano essere organismi di partecipazione obbligatori. Finalmente oggi la relazione di sintesi lo mette anche in evidenza e quindi lo pone all'attenzione anche del legislatore universale. Però ripeto, sono degli aspetti cui bisogna tenere in considerazione. È stato detto in dottrina, lo ha scritto Consorti, come in fin dei conti, però, nella pratica, questi organismi di partecipazione ecclesiale, che pure sono demandati all'istituzione alla volontà del vescovo, sono prevalentemente percepiti come su attività uffici di supporto all'attività amministrativa o pastorale, in quanto la Chiesa istituzionale resta ancora concentrata nelle forme di un esercizio del potere assoluto del vescovo diocesano per la Chiesa particolare, del vescovo di Roma per la Chiesa universale. E quindi sottolinea Consorti, anche dopo il concilio la Chiesa è popolo di Dio, però è popolo di Dio sempre intorno al vescovo.
Ecco, la vera sfida è quindi è definire giuridicamente forme di costruzione di una chiesa popolo di Dio in quanto popolo di Dio e non in quanto intorno a un vescovo. Un altro tema a cui faccio riferimento e mi sto per avviare alle conclusioni è il tema del diaconato e in particolare il tema della possibilità di spesso si parla di diaconato femminile. Ecco, io non sono d'accordo sul definire il diaconato femminile o parlare di aprire il diaconato alle donne. Proviamo a parlare di rendere finalmente il sacramento del rendere finalmente il ministero del diaconato come ministero paritario, aperto a uomini e a donne. E anche questa, attenzione, questa è una riforma già possibile per il codice di diritto canonico, alla luce del Concilio Vaticano II, alla luce di Lumen Gentium. L'ordine sacro è sganciato, il sacramento dell'ordine sacro è sganciato dal sacramento, è sganciato dal carattere sacerdotale. E ciò viene ripreso anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica. È un'idea che lo stesso Papa Benedetto XVI poi ha tramutato, ha inserito nel codice di diritto canonico, riformando i canoni 1008 e 1009, e quindi assimilando soltanto episcopato e presbiterato a Cristo capo, mentre invece i diaconi sono abilitati a servire il popolo di Dio, quindi non sono assimilati a Cristo capo. Alla luce del canone 1008 è evidente che l'apertura di un diaconato paritario potrebbe essere canonisticamente possibile già adesso, attualmente, pur mantenendo quella che io personalmente considero una discriminazione, ma pur mantenendo una retrograda lettura teologica che non ammetterebbe le donne al sacerdozio. Quindi questo sarebbe ad esempio una riforma già possibile immediatamente, diciamo, all'interno della Chiesa. Però certo, bisognerebbe sottolineare alcuni aspetti. Ad esempio, la recente riforma del diritto penale di Papa Francesco conferma ancora la scomunica lete sentenze per il conferimento del sacro ordine ad una donna. Quindi anche qui comunque bisognerebbe modificare il canone 1379, perché pur essendo i diaconi abilitati a servire il popolo di Dio e non assimilati a Cristo capo, comunque riceverebbero il sacro ordine. Il 1379 andrebbe certamente mutato, ma il problema è che nel principio il 1379 non è evangelicamente coerente, bisogna dire. E non è evangelicamente coerente come tutta la disciplina, mi sembra di poter dire, della dimissione dello stato clericale. Perché finché noi continuiamo a percepire la dimissione dallo stato clericale come una pena, l'idea stessa che il chierico dimesso come pena abbia quella di ritornare, diciamo, ad assumere delle funzioni che possono essere in negativo considerate come funzioni proprie dei laici, e beh, ci dà il senso di una certa idea nella Chiesa che permane nonostante non si parla più di una riduzione allo stato laicale, però sostanzialmente lo è. E quindi è un intero modello che mi sembra deve essere riformato e strutturato. Ancora, nella relazione finale si fa riferimento all'importanza delle tradizioni delle chiese orientali. Pensiamo un attimo, facciamo soltanto riferimento, un tema all'ordine del giorno
alla questione del celibato all'interno della Chiesa di rito latino, all'obbligo del celibato all'interno della Chiesa di rito latino. Il documento di finale del Sinodo sull'Amazzonia, ricorderete, chiedeva la possibilità di ordinare presbiteri e diaconi permanenti sposati. Una formulazione, secondo me, non felice. Non felice innanzitutto perché riduce enormemente la portata del ministero diaconale, della vocazione diaconale in quanto tale. Il problema non è se i diaconi sposati possono essere ordinati sacerdoti. Il problema è la questione in sé dell'obbligo celibatario per i sacerdoti di rito latino. Finalmente la relazione di sintesi, non per primi in realtà, ci dice che dal punto di vista terminologico dovremmo abbandonare l'idea del diacono permanente e diacono transeunto. Però dovremmo anche probabilmente, dal codice dei canoni delle chiese orientali, recepire l'indicazione come in realtà la tradizione dello stato dei chierici uniti in matrimonio sia, e cito esplicitamente il canone 373, una prassi della chiesa primitiva. È già questo inserito all'interno della chiesa universale. Così come della legislazione della Chiesa universale, così come già all'interno del codice dei canoni delle Chiese orientali, si fa riferimento come i chierici uniti in matrimonio partecipino all'unico divino sacerdozio istituito da Cristo. Quindi, a prescindere da queste considerazioni di carattere teologico, è evidente che la Chiesa cattolica in sé è già in contraddizione nella sua stessa legislazione, quando per i chierici di rito latino, impone un obbligo celibatario che comunque può essere dispensato, non è tra gli impedimenti, è tra gli impedimenti che possono essere dispensati dalla sede apostolica. Quindi sono questioni che ci devono far riflettere, se soltanto, se non sbaglio, ieri o avant'ieri, anche in questo caso, il Cardinale Segretario di Stato ha ribadito che il celibato è strettamente connesso alla divina istituzione del sacerdozio, ma è la legislazione universale della Chiesa che ci dice che non è così. E poi certo, ci sono ovviamente dei mutamenti che devono essere attuati. E mi piace sottolineare come da codice dei canoni delle chiese orientali, i chierici uniti in matrimonio abbiano un obbligo in più rispetto ai chierici non uniti in matrimonio, che siano cioè quello di essere esempio luminoso nel condurre la vita familiare e nell'educazione dei figli. Però dobbiamo mettere in evidenza che ci sono incongruenze che vanno superate. Ad esempio, il canone 374, in che senso anche i chierici coniugati debbano, cito testualmente, risplendere per il decoro della castità? Non c'è anche in questa affermazione una visione negativa della sessualità che pervade ancora la Chiesa cattolica? E quindi che cosa voglio sottolineare con quest'ultimo aspetto? Voglio sottolineare come in realtà tanto c'è da fare, ci sono riforme possibili e ci sono dei mutamenti possibili, ma è necessario un cambio di paradigma ed è necessario un cambio di cultura. Vi ho citato i canoni del codice delle chiese orientali per quanto riguarda i chierici uniti in matrimonio, però vi devo anche lo stato dei chierici uniti in matrimonio. Però poi
dobbiamo anche riflettere come spesso questi chierici di rito orientale siano nei fatti, vivano la loro condizione matrimoniale all'interno in Italia, ad esempio, all'interno dei nostri contesti occidentali, dei nostri contesti latini. Tempo addietro, in un libro di Enzo Romeo, ad esempio, è emerso come, per quanto riguarda l'eparchia di Lungro, è ancora in vigore un decreto Lungro in Calabria, quindi ancora in vigore un decreto dell'eparca Lupinacci che chiede ai sacerdoti uxorati il silenzio pubblico sulla loro condizione matrimoniale. Cioè pubblicamente non possono rilasciare interviste, dichiarazioni su come loro vivono il sacerdozio all'interno di uno stato di vita coniugale e matrimoniale e familiare, possiamo dire. E anche questo è indicativo all'interno delle nostre realtà e oggi ci tocca profondamente, ci ha toccato anche con tutto il tema poi della diaspora per i cattolici orientali e via dicendo. Quindi, quando nella relazione finale si fa riferimento al significato interculturale di sinodalità, che comunque si dice movimento e partecipazione, si fa riferimento al necessario decentramento. Bene, bisogna sottolineare come è sempre più necessario oggi superare quelle tendenze assimilazionistiche proprie del Concilio di Trento, che comunque si sono mantenute ai nostri giorni, e comporta quindi l'esigenza dell'emergere di una Chiesa che sia sempre più multiculturale nella sua realtà di sintesi, con la messa in atto di diversi accomodamenti normativi. E quindi noi dovremmo, da un punto di vista canonistico, definire le basi normative per una comprensione interculturale dell'ordinamento canonico, necessario ormai ad una inedita impostazione del rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare in chiave periferica e in chiave sinodale. Vedete, io sono convinto da questo punto di vista che oggi in realtà noi non abbiamo bisogno di piccole riforme. Sì, sarebbe più facile dire prendiamo il canone numero 500, lo tocchiamo, gli cambiamo una parola, facciamo qualche rivisitazione. No, oggi la Chiesa Cattolica ha bisogno di un rinnovamento strutturale, di un mutamento strutturale. Di un rinnovamento delle sue strutture e l'aggiornamento della legislazione universale, e non soltanto quindi dei due codici, ma della legislazione universale deve rappresentare l'occasione per questo rinnovamento strutturale della Chiesa. E quindi bisogna avere creatività giuridica, bisogna che i canonisti per prima siano chiamati ad avere creatività giuridica. Mi ricordo gli anni in cui, pochi anni fa, 10 anni fa, in cui mi sono affacciato ad iniziare i miei studi con il dottorato di ricerca, vi erano diversi e vi sono ancora diversi docenti, diversi professori, diversi canonisti che sottolineano come il canonista non si debba occupare del de jure condendo, ma si debba occupare del de jure condito, cioè del diritto che è e non di quello che si va a costruire. Ecco, oggi invece io sono convinto che più che mai il giurista debba immaginarsi nuove forme, nuove strutture, guardare al diritto che sarà e non al diritto che è. E quindi è necessaria una riforma strutturale della Chiesa che è l'unica oggi capace di poter trasformare una Chiesa clericale in una chiesa sinodale, ed è di questo che noi effettivamente oggi abbiamo bisogno. Grazie.
Grazie al professor Guzzo. Dunque, noi abbiamo adesso circa 20 minuti, 25, non di più, perché poi abbiamo l'Eucaristia. Io do la parola a Michelangelo, chiedendogli di essere il più possibile sintetico, e dopo vedremo il tempo che abbiamo per fare un minimo di discussione. E purtroppo diventa primario, diciamo, era primario ascoltare il professore. Vieni qua, perché ci sei di qua. Buongiorno a tutte e tutti. Buongiorno a tutte e a tutti. Se si sente più forte. È acceso? Sì, è acceso. Ah, forse dipende dal mio tono di voce, che non è particolarmente. Va bene, io mi limiterò a una comunicazione, non farò una relazione anche perché i tempi sono molto stretti e quel che mi interessa è che passi il messaggio e l'attenzione e la curiosità nei confronti del tema del quale devo parlare. Il tema è quello a che punto siamo sulla vicenda degli abusi nella Chiesa. Meriterebbe questo, come dicevo, un approfondimento adeguato e ponderato. Chissà che magari un giorno, noi siamo chiesa, riesca ad organizzare un convegno su questo tema, con la partecipazione anche del professor Guzzo, visto che gli aspetti e i riferimenti di carattere giuridico per quanto riguarda la trattazione di questo tema sono sicuramente significativi. Poi vi dirò cosa abbiamo fatto in Italy Church 2, che è il coordinamento contro gli abusi della Chiesa Cattolica, che si è costituito nel febbraio del 2022, del quale, come noi siamo Chiesa, facciamo parte. Ho iniziato a rappresentarlo io, come all'interno di questo coordinamento, rappresentare noi siamo Chiesa. Ora mi affianca finalmente qualcuno, Giuseppina Perrucci, che era particolarmente attenta a questa tematica. Vi dicevo poche parole partendo dall'attenzione che noi siamo Chiesa ha posto nei confronti di questa tematica sino a partire dagli inizi degli anni 2000, più o meno da quando è esploso il famoso caso di Boston, portato agli onori o ai disonori della cronaca dal Boston Globe, dove in quella realtà vennero intercettate quasi 500 vittime di abusi nella diocesi appunto di quel paese. Non so se poi avete avuto modo di vedere il famoso film Spotlight, che è stato riproposto anche recentemente dalla Rai, che racconta molto bene la cosa. Va bene, questo è un riferimento storico vicino, vi dicevo l'attenzione di noi siamo Chiesa. Cosa facciamo e chi si occupa in Chiesa di questa tematica e a che punto siamo? Questa è la domanda che ci siamo posti e che sulla quale vi vorrei brevemente dare qualche informazione. In Italia, a che punto siamo in Italia? Siamo a un punto fermo. Siamo a un punto fermo perché l'attenzione che è stata rivolta a questa tematica in altri paesi europei, nel mondo intero, non è quella che la Conferenza Episcopale Italiana pone nei confronti di questa vicenda. Recentemente è stato presentato, con l'occasione di una conferenza stampa, a seguito dell'Assemblea dei Vescovi, l'Assemblea Generale che si è tenuta il mese scorso, anzi questo mese. No, il mese scorso, novembre, una seconda rilevazione che faceva riferimento a un primo report, ma poi non ho più voluto chiamarlo report, all'interno del quale sono stati riportati i risultati del lavoro svolto dai centri, dei servizi di ascolto e di tutela
dei minori delle varie diocesi. Ecco, l'ho fatto breve, i risultati che sono stati presentati sono alquanto succinti, poco significativi, sia dal punto di vista dell'indagine, dei contenuti, sia per quanto riguarda i numeri. E se volete trovare una disamina approfondita, c'è un bellissimo articolo di Federica Turno su Domani, appunto di qualche settimana fa, e in particolare il servizio sul numero 40 Via Vista di Ludovico Olivo, che vi racconta nei particolari come è andata questa seconda rilevazione. Inutile, anzi, forse qualche dato va espresso in merito alla mia considerazione, in merito al quale in Italia l'attenzione nei corsi di questa tematica è veramente poco significativa. Guardiamo quello che è accaduto in altri paesi europei, a partire dalla Germania, che ha posto al centro dei lavori del proprio sinodo la vicenda degli abusi nei confronti dei minori e delle persone vulnerabili, con parecchie migliaia di vittime. La prima indagine parlò di 4.900 vittime, alla metà dei quali su bambini inferiori ai 13 anni. Dopodiché abbiamo avuto le indagini in altri paesi, in Francia, dove una commissione sostenuta anche economicamente, commissione indipendente, sostenuta dalla Conferenza Episcopale Francese, ha individuato anche a livello statistico qualcosa come 216.000 casi. Questa commissione era presieduta da un ex presidente del Consiglio di Stato francese, composta da personaggi, specialisti, psicologi, avvocati a livello indipendente. Recentemente, dopo le indagini islandesi, irlandesi, e il fallimento di diocesi negli Stati Uniti, l'ultima, quella di Baltimora, un mesetto fa, fallita, dichiarata fallita sotto il peso delle denunce e delle richieste di risarcimento da parte delle vittime degli abusi. Recentemente, dicevo, l'indagine della Chiesa svizzera, alla quale appunto ha rilevato numeri estremamente significativi, in particolare ha sollecitato la giustizia civile a prendere contatto con le diocesi per approfondire gli aspetti delle responsabilità, e la Chiesa spagnola. La Chiesa spagnola, l'indagine indipendente recentemente pubblicata, parla di quasi 440.000 casi in Spagna. E in Italia? In Italia nulla. In Italia il problema, pur ufficialmente ormai riconosciuto, non si vuole indagare. Guardate, io avrei ovviamente tante cose da dire e da raccontarvi anche in merito all'attività di questo coordinamento spontaneo, costituito da associazioni di base del mondo cattolico, del mondo laico, da persone libere, liberisti, giornalisti, avvocati. Questo il lavoro che abbiamo svolto in questi 2 anni è stato veramente significativo per cercare di far uscire dal disconoscimento questa vicenda, perché la stampa ne parla pochissimo, quasi nulla, e tantomeno viene affrontato all'interno delle diocesi, salvo appunto la recente costituzione di questi servizi di tutela minori, che si pongono l'obiettivo di un ascolto che peraltro ha raccolto, come dicevo, numeri poco significativi, perché tantomeno con quali volontà poi le vittime si rivolgono nuovamente alla Chiesa per affrontare le loro problematiche. È un rivolgersi estremamente residuale. Io dicevo, come Italy Church 2 abbiamo avuto modo di organizzare una conferenza stampa nel 27 di maggio dello scorso anno presso l'Associazione della Stampa Estera a Roma per parlare di queste questioni. Abbiamo avuto una partecipazione estremamente significativa da parte della stampa, soprattutto estera, e c'erano quasi 70 giornalisti collegati o in presenza, soprattutto di testate straniere, il Telegraph, il New York Times, la DN Kronos, pochissimi giornali italiani e pochissima il rilievo suscitato, o meglio riscontrato poi nelle pubblicazioni successive. Abbiamo tenuto un convegno qui a Milano il 3 novembre del scorso anno sugli aspetti giuridici relativi alla tematica degli abusi, con la presenza di un ex procuratore aggiunto di Milano, dottor Pietro Forno, che ha portato la sua esperienza giurisprudenziale,
e la presenza di uno psichiatra, psicologo, Dante Ghezzi, che ha affrontato in modo continuativo queste questioni. Ci sono stati altri convegni a Firenze, in cui abbiamo parlato di queste cose, a Pinerolo, dove tra l'altro per la prima e unica volta abbiamo avuto la presenza di un esponente della Chiesa ufficiale. Siamo stati invitati io e Federica Turn, giornalista che appunto spesso trovate, vedete scrivere su Domani su queste questioni, e la comunità di base di Viottoli aveva invitato il vescovo Dario Olivero, che impedito per motivi di lavoro, comunque aveva mandato un suo delegato, un canonista della diocesi, che ha fatto un intervento molto attento e ha apprezzato molto il nostro lavoro. Questo è stato l'unico contatto ufficiale che abbiamo avuto con la Chiesa ufficiale, salvo un incontro che noi siamo Chiesa ha avuto con Don Matteo Zuppi a Bologna il 30 di aprile, sul quale non abbiamo detto, non abbiamo scritto, ma su questa questione vi posso, penso di poter dire con tutta serenità e franchezza, siccome ho trattato il tema degli abusi, l'amarezza e la delusione sono stati significativi. Io ho finito qui, non voglio rubare altro tempo, anche perché dobbiamo accedere poi ai lavori della, a parte la celebrazione, ai lavori della nostra assemblea, però volevo sottoporre all'assemblea una lettera aperta che ho redatto con qualche contributo esterno, una lettera aperta, un comunicato stampa, lo vedremo poi, da indirizzare alla Sua Eminenza Cardinal Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e ai membri tutti della Conferenza Episcopale. Ve lo leggo, poi sottoponendolo, quando sarà il momento, all'approvazione dell'Assemblea. Il tema degli abusi è dirimente per poter parlare di sinodalità e riforma. Prima di proteggere, prevenire e formare, è necessario ricercare verità, fare giustizia, assicurare risarcimenti morali ed economici. Chiediamo di passare dalle parole ai fatti. I dati rassegnati con la vostra seconda rilevazione ci appaiono contrastanti e insufficienti per approccio, consistenza ed effettivi contenuti. Significa, virgolettato, sono espressioni utilizzate dal Cardinal Zuppi in occasione di una recente intervista e riprese da Famiglia Cristiana in questi giorni. Cosa significa? Chiunque denuncia anche a anni di distanza viene ascoltato e comunque noi facciamo un procedimento interno. È difficile che oggi un vescovo insabbi. Semmai il rischio è quasi il contrario, che per prudenza si avviino procedimenti giuridici anche soltanto per verificare i fatti. Prosegue il testo dell'appello. Il sistema giudiziario civile del nostro paese non è degno di fare verità e rendere giustizia alle numerosissime vittime nascoste e sofferenti? In merito ai vescovi insabbiatori abbiamo dettagliata conoscenza di casi esistenti che contraddicono tale affermazione. Ho evitato di mettere i nomi. Ancora una volta, come parte del coordinamento Italy Church 2 contro gli abusi nella Chiesa Cattolica, chiediamo la costituzione di una commissione indipendente ed esterna, totale, messa a disposizione degli archivi diocesani e di ogni istituzione della Chiesa e degli istituti religiosi, individuazione ed allontanamento immediato di chi ha omesso e coperto, denuncia all'autorità giudiziaria dei presunti colpevoli. Ci pare evidente che nel modo in cui si sta procedendo non si va da alcuna parte. Improponibile fare prevenzione senza prima fare verità e giustizia. Quale credibilità potrà avere la Chiesa italiana se non pone in essere misure coraggiose, al pari di quanto già deciso da altre conferenze episcopali in Europa, tra queste Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Irlanda. Milano, 2 dicembre, Assemblea Nazionale di Noi Siamo Chiesa. Questo è il testo, una piccolissima chiosa, anche con qualche tono emotivo.
Ho avuto modo di incontrare lungo questa esperienza numerose persone abusate. Si tratta di veri e propri omicidi psicologici, come li hanno definiti psicologi, psichiatri e anche i giuristi che abbiamo incontrato. Ebbene, anche queste questioni, questi traumi emergono anche dopo 30, 40 anni e sono un grandissimo grido di richiesta di giustizia. Come possiamo, mi chiedo, noi, parlavo ieri in occasione di un incontro con Cristina Simonelli, una nota esponente delle teologhe italiane, e come possiamo noi celebrare, continuare a celebrare le nostre liturgie a piano terra nelle nostre cattedrali e nelle cripte in cantina a ospitare o non ospitare proprio gli abusati e le vittime di questi soprusi. Ho finito. Ultimamente l'ultimo numero di Concilium è dedicato agli abusi nella Chiesa. Trovate un contributo molto interessante anche di Federica Turner e Ludovica Eugenio, lo consiglio. È su ordinazione. Purtroppo non abbiamo la possibilità per ragioni di tempo di aprire una discussione sulle cose di questa mattina. Adesso tra 5 minuti, cioè alle 12 e un quarto, celebreremo l'Eucaristia e all'1 e un quarto interromperemo i nostri lavori che riprenderemo alle 14 e 15. Grazie nel frattempo al professor Guzzi, non so che amica se vuole rimanere collegato, mi sono felicissimi, ma come dire, può sentirsi libero a questo punto, magari ci farà avere la sua relazione che potremo anche, come tra l'altro la stessa Donata Ora che ha chiesto, potremo divulgare. Grazie. Sì, ma non facciamo, non apriamo la discussione. Dunque, adesso vi chiediamo un po' di collaborazione perché per rendere questa sala fruibile per la nostra celebrazione eucaristica dobbiamo mettere le sedie in circolo. Quindi chi può, chiediamo di darci una mano. E per chi è a casa, adesso vediamo, Davide ci dà una mano se riusciamo a girare lo schermo in modo che anche voi possiate vedere bene, sentire bene, insomma, partecipare anche voi alla celebrazione. Grazie. Grazie.